Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questa prima puntata della rubrica Lo zio Peter vi racconta. Vi racconterò le cose che sono successe, dei fatti veri, successi, e niente sarà dato al caso. Volevo fare una premessa, questo qua non è un mio lavoro, io mi occupo di altro, ma non è importante. Questa avventura che è cominciata sul canale del Tringa e così è proprio data dalla passione, dal cuore e da un pochettino di esperienza, come vedete dai capelli grigi, che mi lega al Milan da quando sono nato. Quindi i miei video non saranno artefatti, non saranno corretti, non saranno programmati, saranno come sono io, come se ci incontrassimo in strada. E mi faceste una domanda semplice, anche che ore sono? Io sarò così, quindi perdonatemi magari qualche pausa in più, qualche errore, ma vi garantisco che io vi parlerò col cuore. Vi racconto un aneddoto. Questa rubrica è nata perché, come i miei figli, che mi dicevano: papà, mi racconti una favola? Sono ancora piccoli, lo faccio più raramente rispetto a prima, e io raccontavo la favola. Queste puntate che andremo a sostenere nell'arco di tutto l'anno, della durata necessaria per raccontarvi le cose, non saranno favole, saranno storie realmente accadute. Con commenti, con un linguaggio colorito, giusto per annoiarvi, non sono un opinionista, non voglio fare il letterario da premio Nobel, però ragazzi, se vogliamo chiamiamola anche favola, chiamiamola favola il zio Peter, va bene, chiamiamola favola, perché il Milan è una favola, perché chi non è cuore rossonero non può capire la favola dei nostri colori. Io adesso vi ringrazio ancora e vi dico una cosa sola, buona visione. Eccoci ragazzi, cominciamo. Cominciamo a raccontare la storia del nostro Milan che ci accompagnerà per tante serate, per tutte le vittorie, per tutti i trofei che abbiamo vinto in Italia, in Europa e nel mondo. Ma io volevo cominciare dalla storia, come si fa sempre. Il signore che ebbe l'idea di fondare questa società fu Herbert Kilpin, che nacque il 24 gennaio 1970 a Nottingham. Era un figlio di un macellaio, quindi una famiglia modesta. Pensate bene, erano 9 fratelli. Tra fratelli e sorelle non è dato a sapere, comunque una famiglia numerosa. Finiti gli studi, lavorò come assistente in un magazzino di tessuto. Però all'età, scusate, di 13 anni cominciò ad appassionarsi al calcio e fondò con altre persone di quartiere una formazione di un club amatoriale intitolato a Giuseppe Garibaldi. Avete sentito bene, Giuseppe Garibaldi, già lui aveva questo pensiero che lo legava all'Italia, probabilmente senza saperlo, e indossavano le maglie rosse. Nel tempo libero, visto che lavorava, dopo il lavoro, diede inizio alla sua carriera calcistica in una squadra chiamata North Olympic. Trascorsi un po' di anni, nel 1891 fu convinto da un signore, un italo-svizzero, un imprenditore, che si chiamava Edoardo Bosio, anch'egli commerciante tessile. Lo stesso anno Bosio fondò una squadra, ascoltate bene, non spaventatevi, l'Internazionale Torino, di cui Kilpin diventò socio e giocatore. All'inizio del 1898 si trasferì a Milano
nel dicembre del 1899, insieme ad alcuni soci italiani, costituì il Milan Football and Cricket Club. Milan Football, lo diciamo bene? Milan Football Cricket Club. Gilpin, che era tra i più esperti di calcio, ricoprì in questa giovane formazione il ruolo di giocatore e manager. In più fu il primo allenatore e capitano appunto del giovanissimo Milan. Era un mediano, quel che si dice, era un mediano per quello che le tattiche potessero contare un tempo. Era un mediano, quindi un centrocampista davanti alla difesa. Quelle poche informazioni che mi sono documentato qua e là, mi scrivo degli appunti che sono passati davvero tanti anni e poi non sono troppo dettagliate dai racconti scritti oggi a disposizione. Comunque prendiamo un mediano, un numero 4, eh? Andiamo all'antica, numero 4 per prendere senso. Allora, successivamente nel 1901 il Milan vinse il primo scudetto, dove giocava, pensate, da mediano come terzino, quindi da mediano lo fecero terzino, quindi era polivalente questo giocatore, un po' come il nostro Davide Calabria. Dove lo metti? Lo metti, fa bene. Dove lo metti, fa bene, per intenderci. Successivamente guidò il Milan ad altri due scudetti, nel 1906 e nel 1907. Il suo score, giocò 8 stagioni in rossonero, totalizzando 23 presenze e 7 gol. Un tempo era tanta, perché adesso lo fanno di mestiere e tutto, sono un sacco di partite. Una volta era tanta roba perché tutti lavoravano, quindi era tutta roba che facevano nel tempo libero, si ritagliavano il tempo per allenarsi, per quanto riuscissero ad allenarsi, quindi è un buon bottino, ok? Rapportato ai tempi. La sua ultima partita fu il 12 aprile del 1908. Pensate, sul campo di Via Fratelli Bronzetti a Milano, su Via Fratelli Fratelli Bronzetti a Milano. Adesso viene da sorridere perché è tutt'altra roba adesso che a Milano, contro il Montreux Sport. Nel 2019 il Comune di Milano dedica a Kirpin, quindi tempo attuale, una rotatoria davanti, per chi vi è stato, o se no potete andare a vedere, una rotatoria davanti alla sede del Milan, quella che abbiamo adesso, Casa Milan, quella meravigliosa sede che quando entri vieni inebriato dal fuoco benevolo del diavolo e ti accompagna per i meandri con le teche di tutti i più grandi campioni e di tutte le coppe. E là in fondo in questo corridoio se ne contano sette. Sette ragazzi, sette, ed è stata una cavalcata meravigliosa che io vi racconterò se avrete la voglia e la pazienza di seguirmi. Io vi do un bacione grande e vi auguro una buona notte per chi lo vede stasera e per chi lo vedesse domani, un buonissimo risveglio. E state pronti perché questo qua è solo l'inizio. Buonanotte dal vostro zio Peter.